Simmers! E non... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono BalucciaSims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Bentornati, ragazzi, in casa Snow. E purtroppo l'episodio, ragazzi, inizia così. Ebbene, ragazzi, sì, il nostro Nathaniel sta morendo. La famiglia sarà distrutta, tesoro, smetti di cucinare, tu smetti di guardare la TV, vi prego. Cercate di, come dire, essere presenti a questo momento, perché già, ecco, dei figli mancano e quindi Rey non c'è, quindi voglio dire, almeno voi. Ebbene sì, ragazzi, davanti agli occhi dei suoi cari, Nathaniel si spegne e ci lascia. È una cosa, ragazzi, dolorosissima, perché comunque mi avrebbe fatto piacere vederli un po' invecchiare insieme, però oggettivamente Tiana, con tutte le gravidanze che ha avuto, ragazzi, era molto più indietro come età rispetto a Nathaniel, e quindi sì. Ora tutti si sono accorti comunque di ciò che è successo. Questo, nonostante tutto, ragazzi, è flirtante. Ecco il Tristo che già sta qui. Mazza, Tristo, proprio rapido rapido, va bene, ok. E quindi sì, ragazzi, il nostro Nathaniel ci lascia dopo tantissimi episodi comunque in sua compagnia. Io non so, ragazzi, come farò a stare senza Nathaniel, che comunque è stato quello più... Cioè, se ci pensiamo, tra Jay, che comunque è stato il principe di Bianca, tra Alexander, che è stato il principe di Ella, e Nathaniel, appunto, che è stato il principe di Tiana, comunque Nathaniel è stato quello più presente all'interno della Legacy, quello che ha dato comunque, diciamo, spessore al ruolo dei principi, mettiamola così. E quindi ora, ragazzi, è dolorosissimo, però... Tiana è distrutta proprio, ragazzi, guardatela, non... Proprio non so come farà, tesoro. Povera, ragazzi, mi dispiace troppo. Erano ancora... Cioè, ancora, vedete, vestiti con gli abiti della festa. Cioè, ha fatto veramente giusto in tempo a vederla passare d'età, ragazzi. Senti, ma non puoi venire perché la porta è bloccata tante volte? No, quindi quando vuoi, caro mio, insomma... È brutto, però tanto ormai è andato e quindi... Tristo, dove vai? Stai arrivando o te la stai svignando? Non riesco a capire. Ma stai esitando perché così anche gli altri possono tornare a assistere, perché tanto, guarda, fidati, lo sanno. Ecco. Malefica, ecco, 2 ha molta fame. Ci manca che schiatta solo lei qui, ragazzi, così abbiamo fatto l'unplan. E niente, ragazzi, sì, quindi evviva, è arrivato il Tristo. Ma è una gioia proprio. Cioè, iniziamo proprio alla grande, ragazzi, voglio dire, questo episodio. Ecco lui, oh mio Dio, quest'uomo incappucciato sta venendo a portare via mio padre, lo so. Senti, Tiana, possiamo fare una cosa? Io non lo faccio mai. Ma, Tiana, scopri cosa sta succedendo. Puoi implorare per Nathaniel? Cioè, per curiosità, ragazzi, perché non l'ho mai fatta come interazione. Quindi ti prego, Tiana, provaci. Chi più di te può convincere il Tristo adesso? Sempre se ci arrivi a parlare col Tristo, perché vedo che avete qualche difficoltà a muovervi in questi ambienti. E lui, prego, signora, vuole dirmi qualcosa? La prego, risparmi il mio Nathaniel. La supplico, Tristo, non mi separi da lui così presto. La prego, la prego. Cosa dice il Tristo? Fermi, fatemi vedere. Ha parte i progetti, ma proprio ora dovevate tornare voi. Nathaniel è scomparso definitivamente dopo che l'appello ardente di Tiana è stato ignorato dalla morte. E quindi sì ragazzi, direi che a questo punto, bravi, entrate in casa. Ragazzi, guardateli distrutti, povere stelle. Io immagino che uno dei fratelli comunque li abbia avvisati, correte che papà si è sentito male, no? Magari ecco così. E quindi sì, lei ha tentato ragazzi di salvarlo, ma il Tristo non ne ha proprio voluto sapere. Cattivo Tristo, cattivo. Che poi è un'interazione che si può fare una volta sola, sì, e mi sembra soltanto, proprio sì, non è che c'è qualcun altro che può fare questa interazione. E quindi ragazzi tutti distrutti, una famiglia a pezzi praticamente, una famiglia devastata dal dolore. Manca solo Rey all'appello ragazzi, abbiamo proprio fatto filotto praticamente. E niente, che vi devo dire ragazzi, la sfiga regna sovrana. Cioè è vero che aveva i suoi anni, però porca miseria, anche ne so, un altro paio di episodi speravo di tenermelo e invece no. E Nathaniel ragazzi non c'è più. Non sarà oggettivamente facile ragazzi, perché voglio dire, però ci proverà, consolerà per la morte secondo me ragazzi tutti loro. Assolutamente, perché sì, cioè, però Tristo si leva dal pero adesso, perché non è che può anche pretendere di restare qua. Eccola lì, lo sapevo, Malefica 2 è morto di fame. Ma io ragazzi non ho parole, non potevi concederci questo momento un attimo e poi venivamo lì a sfamarti, no, dovevi schiattare pure tu. Va bene, ok ragazzi, olè. La morte ti fa bella, come no, la morte si è trasferita qua praticamente, il Tristo che ha deciso che si è liberato un posto, puoi restare qua, non ho capito. Ragazzi, che vi devo dire? Una tragedia, proprio uno schifo di quelli terribili. No, lui non lo devi consolare perché oggettivamente non è che ne abbia tanto bisogno, sta messo meglio di tutti noi, compresa Malefica appunto. E che fine ha fatto Lawrence ragazzi? Dov'è Lawrence? È andato a farsi la... vabbè, giustamente dice tanto ormai. E lei ragazzi cerca di consolarli. Ragazzi, fatevi forza, papà non avrebbe voluto vederci così abbattuti. Tristo, ma te ne vuoi andare adesso? Chi ti sta? Ti prego, dimmi che non è morto qualcun altro. Tiana, ho proprio l'ingaggio che fa al caso tuo. Ma quale recitazione, che qua stiamo a pezzi. Bello di casa, anzi bello no, però di casa, per favore, su. Che è uno schifo praticamente sta vita, guarda, non hai idea di quanto faccia schifo sta vita, guarda qua, non lo so. Vieni qua, caro. Se ne sarebbe occupato tuo padre, ma ahimè. No, vabbè, che ragazzi, Kengo è qui per esprimere le condoglianze alla famiglia. Come ciuffo hai fatto, Kengo, a sapere che qua stanno tutti uno schifo? E invitala ad entrare, un amico che è venuto a farti le condoglianze comunque, oh, è onnipresente tanto ragazzi, quindi non è che potevamo scamparla adesso, voglio dire, no? Non illudiamoci. E quindi sì ragazzi, secondo me comunque ciò che è accaduto, ragazzi, Tiana si mette a cucinare, scusate però, perché sì, fa entrare il tizio, ma Tiana sa... gestire solo così le cose, secondo me. Quindi servi la cena... E facciamo tipo carré di agnello, magari lo cucina, perché era idealmente così ragazzi il piatto preferito di Nathaniel. Lei ragazzi è a pezzi, perché tra l'altro ha perso pure è il momento di vestirsi di nero. Triste perché sono triste, non capireste, nessuno capirebbe. Ok, pure lo sbalzo d'umore. Quindi vieni qui patata, acquistiamo un roditore, però con calma, perché cioè qui ci costano più i roditori tra un po' che altro. E ovviamente sarà, ragazzi, Malefica terza, che voglio dire, qui una fantasia di quelle proprio, no? E lei secondo me viene qui, viene un po' a parlare, non sente il bisogno in questo momento, ragazzi, di restare, diciamo, in famiglia. No, no, urla contro, no. Di restare in famiglia. Chi c'è che ti chiama? Pisola, ho saputo della scomparsa di un sim che ti era molto caro, volevo farti le mie condoglianze. Lo so. Ok, lei viene qui, ragazzi, e oggettivamente lo abbraccia affettuosamente, ma proprio al distante, perché in questo momento suo fratello è la sua ancora, sebbene anche lui sia a pezzi. Poi sei arrivato, sta dicendo, ma certo che sono qui, anzi mi spiace di non essere stato presente quando avevate più bisogno di me, ma ero al lavoro. Lo so, tesoro, non hai nessuna colpa oggettivamente. Poi dai, anche tu magari guarda il canale attuale, cercate un attimino di... Capisco che sia dura, però cercare un po' di riprendervi. Ragazzi, mannaggia, mi dispiace troppo, veramente. Dove sei tu? Perché avevo una cosa... ecco, bravo, tu devi stare proprio qui da solo, perché secondo me, ragazzi, lui chiacchiera, chiama Jessica e gli dirà appunto quello che è successo. Dicendo, è scoppiata una guerra dentro di me, capisci? Come posso? Io adesso mi sento perso senza di lui. Mio padre mi ha... è sempre stato meraviglioso con me. Io ho imparato tutto da lui. Mi ha trasmesso la passione per la musica. Se sono la persona che sono oggi è solo merito suo. Ragazzi, sì, insomma, abbiamo capito. Purtroppo è veramente, veramente a pezzi. E la nostra, sono le 19:27, ok, vieni qui, sicuramente, ragazzi, stringe suo figlio, perché, e lo consola, come ha fatto poi per tutti gli altri, giustamente. Quindi condividerà il fardello emotivo, ragazzi, perché oggettivamente lei capisce. Cioè, stanno entrambi comunque vivendo un momento, ragazzi, terribile. Quindi, ecco, lui era flirtante, va bene, ok. Quindi, magari lei cercherà di scambiare qualche parola del tipo come va a casa, tutto bene, ti trovi bene, insomma, un po' così, ragazzi. Però è una domanda, diciamo, di circostanza, perché lei si sente veramente, veramente a pezzi in questo momento. Cerca di farsi forza, sa che deve farlo per i suoi figli, però, ragazzi, è veramente, veramente difficile. Tu, tesoro mio, guarda, fai così, fatti un discorso esortativo, perché secondo me sta dicendo non devo mollare, devo stare accanto a mia madre, devo essere un sostegno per lei, proprio come Rey. Sì, dobbiamo essere forti, insomma, ragazzi, sta cercando di tirarsi un po' su. Lui, ragazzi, è qui. Pensa a suo padre, ragazzi, e in automatico compone questa melodia. Quindi basta voi stare davanti alla TV, perché ora vostra madre vi deve parlare. Puoi farlo, perché la nostra, ragazzi, coinvolgerà un po' tutti in questo, in ciò che ha da dire. Ovvero, io ora, ragazzi, seleziono uno di loro, ma il discorso, immaginiamo, lo stia facendo un po' a tutti, perché la nostra farà una conversazione profonda con i suoi figli, appunto, e dirà a tutti loro che se prima era un'idea che un po' le balenava nella testa, quella di andare in pensione e di dedicarsi esclusivamente al ristorante, ora che suo marito non c'è più, purtroppo, ragazzi, sono stati sposati anche pochissimo, però purtroppo questa è la vita, e ora più che mai è convinta ancora di più della scelta che ha preso. Perché, ragazzi, fondamentalmente lei ha capito una cosa con la morte di Nathaniel, una cosa che stranamente non aveva mai capito finché il nostro era in vita. Però siediti, perché non puoi sederti? È veramente difficile per voi sedervi. Siediti. E si rialzano, va bene, ok, fate come vi pare. Perché poi si devono abbracciare, ragazzi, sta rottura di biglie che si devono abbracciare in continuazione proprio. Comunque sì, dicevo, lei, ragazzi, di una cosa non si era mai resa conto, per assurdo, ovvero che a differenza sua, Nathaniel, ragazzi, ha vissuto al 100%. Cioè, lui voleva vivere della sua musica, voleva vivere della sua passione, lo ha fatto. E quindi ora lei sta dicendo, caliamo la maschera, ragazzi. Io ve lo devo dire. Mamma, parla, dicono tutti. Ho deciso che è arrivato il momento di ritirarmi. La morte di vostro padre, quindi discuti degli interessi, insomma parla un po' in generale con tutti loro. La morte di vostro padre mi ha fatto capire che è arrivato il momento per me di vivere, di iniziare a vivere pienamente gli anni che mi restano. E magari io immagino Rey, Henry, in particolare Henry, ragazzi, che sono quelli, diciamo, un po' più responsabili, anche perché sono i più grandi, tesoro, non è il momento, anche perché non conosci un'anima, quindi non so con chi stai parlando, giusto con tua cugina, stanno dicendo, mamma, ma ascoltami, è il caso dal punto di vista economico, insomma, che smetti di lavorare? Non lo so, io non voglio farvi conti in tasca, immagino stia dicendo Rey, però è il caso, Henry, che cosa dici magari? No, ragazzi, non ci vuole una scienza, ho il locale, devo semplicemente impegnarmi e dare il 100% in questo. E secondo me però, ragazzi, Henry le dirà qualcosa tipo, mamma, ma... si lamenterà dei problemi, mettiamola così, mamma, ma non ti stancherai troppo, sta dicendo Aurora? Beh, in effetti sì, hai ragione, giustamente dice Luis. Caro, se vuoi partecipare invece di buggarti lì e basta, direi che è il caso. E anche lui magari, ragazzi, le dirà, mamma, non voglio sminuire i tuoi progetti, però inizi ad avere una certa età. Forse non è il caso di... Non voglio buttare gli anni che mi restano, ragazzi, nel bidone dell'immondizia. Io voglio vivere pienamente la mia vita. E hai ragione, mamma, cioè fai bene e oggettivamente dal punto di vista economico potresti anche permettertelo, perché ragazzi hanno 68.000 simoleon oggettivamente, quindi magari il locale andrebbe in perdita per il primo anno, sai, tutte, giustamente quello che lui sta dicendo, tutte le attività appena vengono avviate è normale se vanno in perdita, perché ci vuole del tempo prima che ingranino, no? Quindi andremo in perdita, guardate lei, tesoro, no, ma è normale, stai tranquilla, cioè hai le disponibilità economiche per affrontare tutto questo, ovviamente, sta dicendo Henry. Però lei, ragazzi, giustamente vuole coinvolgere i suoi figli, nel senso, secondo me, gli dirà, voi siete d'accordo? Cosa ne pensate? Rey, non sorridere, basta, sta dicendo, dimmi sinceramente quello che ne pensi. E lei, secondo me, ragazzi, esprimerà ammirazione per sua madre, dirà, mamma, io ti ammiro molto, insomma, ti stai già facendo carico di tutti noi. Non è forse vero? James sta dicendo, e lui, beh sì, mamma, Aurora ha ragione, guardateli, ragazzi, non hai indossato un paio di occhiali da sole e hai fatto finta che i problemi non ci fossero, li stai affrontando, papà se n'è appena andato e tu già stai affrontando tutto da sola, praticamente da sola, nel senso che come donna, diciamo, no, ragazzi, non perché sia sola, perché è una caterba di figli, ci mancherebbe pure che è sola, però nel senso non ti sei fatta scoraggiare da ciò che è appena successo, mamma, tu non indossi un paio di occhiali da sole sulla vita, la affronti ed è ammirevole. E lui sta dicendo, hai tutto il nostro appoggio, mamma, fai ciò che ti senti di fare. Ed è un po' quello che dicono tutti, a parte Lawrence che comunque... rimane in silenzio, ma ragazzi, chi tace acconsente, perché Lawrence fondamentalmente è così. Lui sì, più che altro sta qui e sta ascoltando, però fondamentalmente, ragazzi, il ragionamento è un po' questo. Tutti i suoi figli sono d'accordo nel sostenerla, diciamo, in questa nuova fase della sua vita. Lei sente che è arrivato il momento di mettersi in gioco davvero. Cioè, ha sempre lavorato, ragazzi, per la sicurezza della sua famiglia. E diciamo che con la morte di Nathaniel ha capito che la sicurezza effettivamente nella vita, ragazzi, se ci pensate, è abbastanza relativa, no? soprattutto quando poi uno deve fare i conti purtroppo con qualcosa di irrecuperabile comunque, no? Che non si può in nessun modo aggiustare, come la scomparsa di una persona amata, ecco. E quindi sì, ragazzi, io direi che a questo punto l'episodio sarà un po' triste, me ne rendo conto, però io mi fermerei qua per questo episodio, ragazzi, più che altro perché vorrei, fra virgolette, dedicare del tempo alla loro perdita, ecco. Mi sembra doveroso comunque dedicare del tempo al loro lutto. Esce qui, ragazzi, e comunicherà al lavoro che andrà in pensione. Vai in pensione, tesoro. Vuoi davvero che Tiana vada in pensione? Se lo farà, percepirà un pagamento giornaliero basato sul suo compenso orario attuale. La nostra guadagna 420 simoleon l'ora, quindi sì, non dovremmo avere gravi problemi. Così. Io direi che noi possiamo fermarci qua, ragazzi, per questo episodio. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando ragazzi, andate, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. E in generale fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio. E quindi sì ragazzi, noi ci fermiamo qua per questo episodio. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando ragazzi, andate, iscrivetevi e attivate le campanelline, non dimenticatelo. Fatemi sapere cosa ne pensate comunque della decisione di Tiana relativamente, perché comunque qualcuno di voi già mi aveva espresso il suo parere, però sì, ditemi cosa ne pensate del ragionamento più che altro che ha fatto Tiana, perché oggettivamente è così ragazzi. Nathaniel ha vissuto la sua vita a pieno, voleva fare il musicista e ha vissuto per tutta la vita del suo sogno, ha avuto una famiglia numerosissima, una moglie che comunque ha amato fino alla fine dei suoi giorni, e oggettivamente Tiana ha capito che non ci si può sacrificare e basta nella vita, ma bisogna anche vivere dei propri sogni. E quindi sì, fatemi sapere cosa ne pensate e ditemi cosa accadrà ora che Natale non c'è più, secondo voi. Io vi auguro ragazzi una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando ovviamente come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non